amici di Genova Rock, ciao da Max Lobuono. Oggi siamo qui all'Angelo Azzurro e scavalchiamo un po' quelli che sono i generi più consueti nel panorama ligure, come il rock, il pop, il heavy metal. Andiamo a scuola di reggae, lo facciamo insieme ad un ospite d'eccezione. Lui è giovane, molto talentuoso e simpatico, viene da Roma e si chiama Virtus. Ciao ragazzi, ciao Max, ciao a Genova Rock, eccomi qua, buonasera a tutti. Ok, partiamo un po' da uno stereotipo. L'italiano medio, possiamo dire che quello che ascolta la musica la mattina per radio, fondamentalmente sente la parola reggae, pensa a Bob Marley, dreadlocks, atmosfere estive, specialmente lunghissimi cannoni. Quanto di questo stereotipo è nel panorama reggae alla fine del 2012? Sì, in parte questo è vero, in parte no, nel senso che comunque Bob Marley rappresenta, diciamo, il top che il reggae, insomma, è riuscito ad avere. Però la Giamaica fa anche molta musica che si ascolta, diciamo, solo lì, un po' come, insomma, l'hip hop, il panorama anche metal, cioè, insomma, della musica che in radio non si sente, però, insomma, c'è tanta gente che la segue. Sicuramente c'è il sole del reggae che porta a tutti quanti, però c'è anche molta, molta critica, diciamo, sociale, c'è molto, molto impegno, ecco. Parlando di sole, io ho girato un po' l'Italia, ho visto che in un punto particolare, che è il Salento, cioè il tacco d'Italia, c'è una cultura reggae molto molto forte. Penso che abbiano sviluppato anche loro un sottogenere salentino giamaicano, molto ispirato all'elettronica. Tu come la vedi questa dicotomia tra Salento e Giamaica? Ma sicuramente io penso che le cose non capitano proprio per caso, perciò probabilmente il Salento rappresenta un po' la Giamaica, sì, per noi, e perciò lì si è creato un vero diciamo, movimento. Ci sono i giovani che fin da piccoli si ritrovano insieme e cantano, impunnano, come si dice, e si ritrovano insieme anche perché c'è una certa realtà, diciamo, sociale, che poi è sempre la stessa, i giovani anche della strada che ci sono in ogni città del mondo, ecco, si incontrano lì e stanno facendo veramente molto molto bene. Senti, parliamo un po' di te, il personaggio Virtus quando e come nasce? Ma diciamo che nasce molto molto tempo fa, insomma, fin da ragazzino ho cominciato a fare musica, ho fatto i miei studi e poi ho cominciato a fare le mie prime cose, passando per un po' di generi, ho fatti un po' tutti. Questo volevo chiederti, generalmente un ragazzino inizia con la chitarra, con rock piuttosto che il pop, diciamo, Beatles? Ho cominciato un po' dalla dance in realtà, poi sono passato al rock, mi sono chiuso con il progressive degli anni 60, il rock, il metal, insomma, li ho passati un po' tutti, tra cui anche il reggae. Poi il reggae, insomma, mi ha dato l'opportunità, perché ho trovato nel pubblico dei riscontri positivi e ho cominciato a farlo in modo serio. Ti volevo chiedere questo: come mai tra questa panoramica, diciamo, di generi molto diversi tra loro, hai scelto poi il reggae come tua strada musicale? Diciamo, la scelta, magari uno ci si trova anche un po'. È lui che ha scelto te, praticamente. Sì, con gli amici del paese, calabresi, mi passavano della musica reggae fatta giù e mi dicevano: ma tu riusciresti a fare questa cosa qui? E io l'ho presa come sfida e niente, ho cominciato poi a frequentare i luoghi e così si inizia, insomma. Quest'estate è uscito un disco di Skrillex, se non sbaglio, che era un insieme tra elettronica e reggae. È andato molto in voga quest'estate. Tu come vedi queste contaminazioni tra reggae ed elettronica? Beh, io penso che comunque il tempo passa, perciò la musica cambia. È ovvio che se tutti noi oggi giriamo con l'iPhone che si sfoglia con il dito, è giusto che ci sia anche della contaminazione con strumenti di oggi. Poi a volte ci si fossilizza su un suono e rimane sempre quello per tutti. Ciao ragazzi, bella Genova Rock, alla prossima e grazie a tutti. Virtus, Max Lobuono, Genova Rock, ciao. Parlando di musica reggae, non potevo non citare un personaggio molto particolare, simpaticissimo, si chiama Ranking Fabio. Ciao Ranking. Ciao a tutti, buonasera, buona. E tu ti occupi di produzioni reggae nel capoluogo Ligure, non solo. Di cosa si occupa la tua attività? Allora, noi ci occupiamo di promuovere la musica reggae, abbiamo un'associazione che si chiama Liguria Reggae Yards, insieme a degli altri ragazzi che saranno qua stasera, www.liguriareggae.it se volete andare a dare un'occhiata. Niente, ci occupiamo appunto di fare concerti, organizzare serate,
suonare, proporre tutto quello che gira intorno alla reggae music. Ecco. Senti, dal punto di vista geografico, diciamo, coprite solamente la Liguria o anche ambienti un po' più lontani, come so, Piemonte, Toscana? Ma guarda, adesso giusto ieri sera eravamo a suonare in Piemonte, sempre con l'associazione. Ci capita spesso di collaborare appunto con realtà anche fuori qua dalla Liguria, da Genova. Ultimamente ci è capitato anche andare a suonare tipo in Repubblica Ceca, Birmingham. Il pubblico genovese è un pubblico difficile in tutti i generi musicali, da chi fa pop, chi fa rock. Come la vede una persona che come te si occupa di un genere prettamente di nicchia come il reggae? Non è facile, uno, perché fondamentalmente in radio, in televisione o comunque in tutti i programmi mainstream non viene proposto, e l'altro grosso problema sono gli spazi, nel senso che comunque noi proponiamo musica che fondamentalmente costa poco e difficilmente riuscire a trovare degli spazi dove poterla proporre. Spesso una location ci costa più del concerto stesso, ad esempio, anche se ha parecchio richiamo, magari artisti internazionali. Senti, l'importanza del web per la vostra promozione artistica? Ma l'importanza del web è fondamentale, sempre per un discorso che si fa tutto in autoproduzione con pochissimi soldi, non ci si può permettere di fare le affissioni comunali, facendole, attaccandole sui muri, comunque come associazione si prenderebbero un sacco di multe, quindi l'unica grossa possibilità che abbiamo di promuovere le nostre serate, di far conoscere la nostra associazione, le cose che facciamo, è appunto tramite i vari social network, piuttosto che... Sì. Diciamo ancora una volta il sito? www.liguriareg.it. Perfetto, da Ranking Fabio, Max Lubona per Genova Rock, ciao! Blessing.